La notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943, il Gran Consiglio del Fascismo sfiducia Benito Mussolini. Subito dopo, Vittorio Emanuele III lo destituisce dalla carica e lo fa arrestare, affidando l'incarico di capo del governo al maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Appena 6 giorni prima, il 19 luglio, gli aerei alleati avevano bombardato il quartiere San Lorenzo a Roma, provocando oltre 1.500 morti. Intanto, le truppe americane ed inglesi, sbarcate in Sicilia, avevano dato inizio alla loro avanzata verso la capitale. Tuttavia, già dalla fine di luglio, Mussolini era stato liberato dai tedeschi e, grazie al loro aiuto e a quello di diversi fedelissimi, aveva dato vita nel nord del paese alla Repubblica Sociale Italiana, con sede a Salò. Pochi mesi dopo, il 3 settembre 1943, veniva firmato a Cassibile, in Sicilia, l'armistizio con gli alleati. La notizia venne diffusa solo l'8 settembre dalle radio e dai giornali e venne accolta con gioia dalla popolazione. La guerra contro gli alleati era finita, quella civile era appena cominciata. All'8 di settembre, dopo, c'è avuto l'armistizio. E allora noi stavamo in fabbrica a lavorare, c'erano gli tedeschi, ci hanno cacciati, con i mitra così, all'orecchio. No, noi avevamo paura, bisogna uccidere a piedi, perché era il bombardamento di novembre. Allora era mercoledì. Quando escono... Io a 6 a 6 gli apparecchi, i quadrimotori proprio quelli grossi, scivano in cima alla palombara. A come arrivavano, a cercare. prima di arrivare a cercare, facevano un segnale, bombardare San Pietro, hanno bombardato tutti i viscerini, insomma, li hanno proprio adivianati, le 4 cantoni, insomma, tutto. E sono finita così. I tedeschi mi pigliarono, caricarono gli carretti, io ero ragazza, aveva 15-16 anni, all'ultimo giorno della ritirata, mi caricarono i carretti di morti, mi portarono, io convinto che potevano al cimitero a cercare, invece mi portarono alla Badia, lì c'era la Basilica, e per strada, e io ero dritto al centro, uno era distante da Ecco circa 20 metri, i tre appresso, distanti tutti da me perché portavano, abitinato con gli tele di tenda, i tedeschi e mi mitragliavano a me, portare i cavalli, i carretti in mano, e mi mitragliavano. Allora stai arrivato al centro, però non potevi né innanzi né arretto perché non ne ha seguito, se no mi carasevo. Poi a Cecane, il ponte Cecane, stavano tutti quanti a fare le mine, allora dove vai? Allora mi portano via. Allora cerca tutti più di mezza giornata loro, dentro alla Bastia dei Frati, alla Badia. Gira, stia una cercia grossa, ci sono tre persone a bracciarla, io con i carretti giri attorno a loro, lì si doveva fare la buca, e dopo di tanto, non ci voleva fatta, cominciano a arrivare le granate, mitragliamenti, già cavallevo le granate, io ero alla casellina, cominciano a cucciare i tiri, è tremenda la guerra, insomma, chi l'ha passata non lo sa, ma chi l'ha passata si ricorda più di qualcosa. Vado qua, ti abitare, niente, stavano le pagliarelle allora, che ci stavano le case, che te lo dico. Allora, io mi trovai laggiù. Io ero con la vanga, mancando pochettino, quando sentiamo che gli bombardamenti, e ci scappavamo, io mi dicevo, che stavamo a fare? Le bombe pare che ce l'hanno aiutata a terra. Proprio vicino, invece di Ponte di Cicano. E allora, nostro signore, finisce da fare la giobba e non rimanere più. A Ceccano. La guerra si era facilmente imposta in tutta la sua drammaticità. Il fronte di Cassino, la temibile linea Gustav, era distante solo poche decine di chilometri.
I bombardamenti alleati avevano provocato la distruzione di interi quartieri del centro storico. Buona parte della popolazione era stata costretta a rifugiarsi nelle campagne circostanti, dove aveva trovato l'accoglienza delle famiglie che abitavano in periferia. Le truppe tedesche avevano occupato la città e spesso rastrellavano gli uomini tornati dal fronte dopo l'8 settembre o i pochi giovani rimasti per portarli a lavorare lungo la linea Gustav. I bambini, costretti a convivere con la fame e con la miseria già dal prima dell'arrivo della guerra, in quei mesi si abituarono a convivere anche con le bombe, le granate, i proiettili, i fucili sparsi un po' ovunque, che divennero ben presto il loro pericoloso passatempo preferito. E già ormai il rumore degli aeroplani, dei bombardieri, li conoscevamo perché era un po' di tempo che li sentivamo. Si sentiva questo rumore, bello cupo. Ad un certo punto scontano da Cacupe due formazioni, sei aeroplani per ogni formazione. Sembrava che volessero attraversare, passare, invece a un certo punto mettono sulla direttiva di Ceccano e cominciano a cadere bombe. E si vedeva benissimo quelle che distrussero San Pietro. Tutto questo era iniziato in un giorno ben preciso, un giorno che ben difficilmente i ceccanesi riusciranno a dimenticare. Quel giorno era un mercoledì, giorno di mercato. Alle ore 10:40 uno stormo composto da sei bombardieri dell'aviazione militare americana spuntò improvvisamente nel cielo sopra Ceccano. Quel giorno avrebbe cambiato per sempre la vita di centinaia di ceccanesi. Quel giorno era il 3 novembre 1943. Allora significa, dici che a Ceccano non è una bombardà, se mi dà la mola. Stiamo a mola prima della carchiera. I semiti, mamma mi ha detto, tu a pigliare un poco di pane, in fondo stiamo in forno. Proprio in fondo era Celesta, che lo sacci che era la padrona. Allora perché hanno guarda zuccoletti messi, guarda zuccoli messi. E sì, da allora trovo lo pane non si tutto. Però la Romania a rete, quando ero moneva, moneva gli apparecchi. E dico, oh mamma, mo. Allora la gente poteva sentire un in terra. Io direi che io la mola, non stai a mamma, voleva io. Ma cacci di zuccoli, mi metto in gatto. Corro via la nostra mamma, invece la mola non faceva andare nessuno più, era molto chiusa là. Questa mamma, la mola non va andare più, non faceva non andrà, non usciva, era chiusa là. Mentre mia siamo arrivati, ho bombardato la via di Pisciarelli. Ma poi la gente non era uscita perché si credevano che la Ceccano non veniva a bombardare. Allora chi si credevano come hanno centro, io ho bombardato loro, li ho chiappati tutti in piena che la gente. Prima venne la verdura alla ghiaccia, hai capito? Sì, vai, vai. Una volta venne gli apparecchi, bombardarono tutti e andava rimando corra. Ecco, sono io stavo in cima di comune. A me mi chiamavo io, io stavo in cima di comune. Dicevo, cava che gli apparecchi avevano evitato certi palloni bianchi. E boh, che so, gli apparecchi non dovevano a passare. Dopo tu mi chiami stava la finestra. Ma dopo tu non scrivi più con nulla. Io non facevo tempo a calare. Mentre stavo a calare lo scalo del comune, allora sparavo lo bombo. Ma stai così se no io ero a terra. Ma appoggiai allora agli cosi, i calai. Quando calai a terra non trovai nessuno. Io non ci stavo. Era di me che stavo tutto davanti agli comuni, stavero tu. Come stavo una cosa di me. Io sono non trovavo. I Siena. Andavo io dopo. Non avevo venuto al monumento, tanto vado lo trovo da casa, invece quando era al monumento che la via era tutto fumo perché hanno bombardato la roba a San Pietro. Le volte passavano gli stormi, gli apparecchi, ma altri sempre in giro la montagna. Cioè, una volta morivano bassi, c'era tempesta, c'era... Io guarda lì, ma lo sì. Però a un certo momento, alle girate, e hanno cominciato a bombardare, non andare mai, chissà che è successo, che io vengo dagli autentici, tu mi dici non andare, un motivo reno dagli olandini, già incontrei tutta la borgata, ecco, di qua non sono io, non scappai fuori, avevano abbandonato tutto. Mentre mamma rumorea a terra,
incontrava uno zio quasi vicino di Ponte della Ferrovia, di Ponte Francese, diceva, se dice ancora la mia cosa. E ci dicevo, ma dove vai zio Giro? Voi tutti che danno hanno fatto chissi. In cima di Ponte proprio gli mitragliarono. Il 3 novembre 1943 portò a Ceccano qualcosa che mancava da secoli, la guerra. La portò sotto forma di bombe cadute dal cielo e dirette a distruggere le vie di comunicazione della città, il ponte sul fiume Sacco, la stazione ferroviaria. Tutti questi obiettivi però non vennero colpiti, né quel giorno, né in tutti i giorni successivi. La furia dei bombardamenti si scatenò sul centro della città, distruggendo case, uccidendo persone, annientando in particolare intere famiglie e un intero quartiere, Borgo Pisciarello, luogo dove la morte non se n'è mai andata del tutto. La mattina del 3 novembre ero andata al mercato, ero di ritorno, arrivai a casa, ci stava mia sorella, e ci siamo messi a parlare fuori dalla porta. Tutto a un tratto abbiamo sentito dei rumori, insomma, da parecchi. E il fratello di Maddalena disse a Ruccio, ci siamo messi a contare gli apparecchi. Uno, due, tre, siamo arrivati a 24. Allora Mariucci, che stava qua, ci ha chiamato. Correte, andate, ficcatevi dentro, che qua hanno buttato un segnale. È il segnale dei bombardamenti, dicevo. Quando siamo visti, hanno fatto un macello di bombe qua sopra. Noi ci siamo messi dentro casa, però quando siamo usciti che hanno finito da bombardare, qua era tutto un macello. A casa. E dovevo andare a casa, per pulire, dovevo vivere, perché stavo 20 metri. E mi hanno dato, parecchie persone, tutto nel rigore. Con un po' di vite sopra, una bomba a cosa a 20 metri, le cose come andavano. Allora ho dato voce, ho chiappato una bambina che stava, una bambina sta abita di Rimbetta, sposata, non da Brescia, insomma, mia sorella, io prima che ho visto, andando sotto al macello, ho visto una mezza busta. Ho conosciuto, dopo mi giro così e vedo altri mezzo busto. No, questo ragazzo mi disse, Gim Mario, mi chiamava, stava appoggiato a quel muro vecchio che ci sta dentro la casa Palermo, stava appoggiato là, sì, disipitato, stava spaccato, 11 persone. 11. In soli 7 mesi a Ceccano perderanno la vita 102 persone. Mentre sarà impossibile stabilire il numero dei feriti e dei mutilati. Il 70% degli edifici verrà raso al suolo dai bombardamenti alleati e dalle mine dei soldati tedeschi in ritirata. Sui vari fronti del conflitto verranno uccisi più di 80 soldati ceccanesi, altri torneranno segnati per sempre dagli orrori della guerra. Un tributo di vite umane sul quale troppo spesso si è taciuto, e la cui memoria è stata lasciata in tutti questi anni ai racconti dei testimoni, racconti che tutti dovrebbero portare dentro di sé per mantenerli in vita, per non dimenticare.